essere qui nonostante le condizioni. Noi tenevamo molto a fare questa assemblea in cui mettiamo a confronto le esperienze di Syriza e di Podemos e in cui cerchiamo anche di capire quello che si può fare in Italia, qui nella facoltà di scienze politiche, perché probabilmente non tutti saprete, avevamo un'aula fino a ieri sera, ma purtroppo la presidenza di questa facoltà ha deciso che non era più legittimo che l'avessimo per fare questa iniziativa. Nonostante questo abbiamo deciso che noi comunque volevamo farla qui, comunque rivendicavamo il nostro diritto di poter parlare di politica e di un'alternativa per l'Europa qui in scienze politiche, e nonostante anche quelli che vorrebbero impedirlo ora, continuiamo a farlo per un motivo molto semplice. Grazie. Per un motivo molto semplice, perché in questa Europa noi non ci vogliamo stare più, questa Europa costruita sui trattati di Maastricht, di Lisbona, per cui i poteri finanziari contano molto più delle persone, e in questa Europa, questa nuova idea di Europa e questa nuova costruzione contro l'austerity, contro il liberismo e probabilmente anche contro il capitalismo, per ridare il diritto ai cittadini e alle cittadine di avere la loro voce, in Grecia e in Spagna lo stanno portando avanti. Una speranza che è persa tanti anni fa, dopo il governo di austerità, dopo due memorandum, quindi i cittadini per la prima volta nella storia della Grecia hanno la speranza che possiamo cambiare le cose. Nel 2011 abbiamo il primo memorandum. I cittadini non hanno capito cosa succede esattamente, perché era una cosa straordinaria per tutti, ma dopo circa 4 anni abbiamo capito cosa succede, perché avevamo tantissimi licenziamenti, abbiamo lavoro senza pagamento, lavoro in precario, un tipo di lavoro che non serve praticamente. Il tasso della disoccupazione, soprattutto ai giovani, è grandissimo. E altre cose che tutti sappiamo, perché i giornali aiutano in questo diritto. Dopo questa situazione, circa... Ok. Dopo questa situazione, dopo questa austerità, dopo la crisi umanitaria che è qualcosa molto grave in Grecia adesso, circa un mese fa abbiamo il primo governo della sinistra. E cosa significa questo? Praticamente significa che prima di tutto questa crisi non è solo greca, è anche europea. E lo dico questa cosa perché Syriza e il leader Alexis Tsipras non si interessa di cambiare la situazione solo in Grecia, ma si interessa anche in tutta l'Europa. E lo vedremo molto bene anche dai discorsi che hanno iniziato tra Italia, Spagna, anche Portogallo, Irlanda, paesi che hanno crisi economica, hanno gli stessi problemi di risolvere, meno male. Adesso siamo questi negoziati, ma questi negoziati non sono solo con Germania, sono con tutti questi politici che non vogliono capire che questa crisi è alla fine, perché è alla fine, questa è la verità. Ci sono persone che dicono che Syriza forse non ha un programma completo, non ha una fattura per affrontare questi ostacoli, che non siamo pronti di fare cose, ma
questa cosa non è vera, perché dopo 4 anni di austerità e di crisi umanitaria che tantissimi cittadini hanno perso tutto, hanno perso lavoro, non possono comprare i beni primari, non hai qualcos'altro di perdere. Perciò è nata la speranza adesso, perché abbiamo questo programma molto preciso, con misure che sono contro l'austerità veramente. E stiamo cercando misure per ridurre il tasso della disoccupazione, per creare un mercato che non ci saranno solo ricche persone, il capitale e i poveri saranno più poveri. Sono molto felice che c'è anche il compagno di Podemos, perché ho l'opportunità di dire qualche cosa rispetto a questo che succede in tutta l'Europa. Secondo me non è Germania e Merkel che hanno paura del nostro governo, è Rajoy e Portogallo anche, perché hanno visto che in Grecia non funziona questo modello dell'austerità con Samaras e hanno paura che in queste elezioni che vengono sicuramente non ci saranno, perché il popolo vincerà alla fine. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los compañeros italianos y por vuestra asistencia. Bueno, a diferencia de la compañera italiana, nosotros no somos gobierno todavía, por tanto voy a explicar un poco cómo nos formamos, cómo llegó a darse las hipótesis de Podemos, cómo nos conformamos y en el momento político que nos encontramos en estos momentos. Allora, vi ringrazio a tutti per essere qua, ringrazio anche la compagna di Syriza, e semplicemente dice che parlerà di come è strutturato Podemos e di come Podemos è stato capace di condensare, diciamo, il malcontento all'interno della società spagnola. Bueno, en primer lugar hay que establecer, creo que Podemos no es el 15M, pero sí que para entender Podemos tenemos que partir del 15M, porque si bien el 15M no tuvo ninguna articulación política que impactó en los equilibrios de poder del Estado español, sí que dio condiciones sin las cuales Podemos no podría haberse conformado y sin las cuales Podemos no podría haber puesto llevar a cabo sus hipótesis. Allora, Podemos non è il 15M, cioè il movimento degli indignados, quello che noi chiamiamo, quello che si formò nel 2011, ma per capire Podemos è necessario capire come si formò il movimento spagnolo e soprattutto è importante perché il movimento non creò una maggioranza sociale che non trasformò in maggioranza politica e diciamo però creò le basi perché si iniziasse un processo che è quello proprio di Podemos. En España, igual que en muchos otros países europeos, sobre todo del sur, se da una crisis orgánica del sistema, ¿no? Se da lo que hemos llamado una crisis de régimen. En primer lugar, creo que la crisis económica y la gestión de la crisis por parte de los gobiernos del sur de Europa, atendiendo a los intereses de las élites financieras europeas, generó una frustración de las expectativas de gran parte de la sociedad, ¿no? Sobre todo de clases medias subalternizadas. Eso por una parte, y otra parte, los masivos casos de corrupción que ampliaban la brecha entre representantes y representados generó lo que hemos definido una crisis de régimen.
Allora, ci sono due cause che hanno provocato, diciamo, il movimento 15M. La prima è da riscontrare nelle politiche di austerità dell'Unione Europea, che hanno impoverito la classe media, diciamo, proletarizzandola, e l'altra sono stati i continui scandali di corruzione che hanno caratterizzato la politica spagnola negli anni del governo Zapatero. La crisis del régimen supone un derrumbe de todos los pilares que sostenían el régimen del 78, pilares políticos, culturales, sociales. Esto hace que los principales actores del régimen del 78, las principales instituciones, no solo partidos, también sindicatos, también partidos tradicionales de la izquierda, dejen de ser los referentes de gran parte de la sociedad española. Es decir, dejen de tener la capacidad de generar un relato del cual recuperar la confianza en la mayoría popular. Quindi tutte le istituzioni, a partire dai partiti e i sindacati che sono parte del regime del 78, della transizione spagnola, non erano più referenza per la crisi che stava a livello sociale determinando, diciamo, affettando il popolo spagnolo. Quindi si sono create determinate condizioni. Ese derrumbe genera lo que, bueno, más o menos viene a decir que se genera una crisis de hegemonía, ¿no? Las clases dominantes pierden la capacidad de hacer creer a las clases subalternas que sus intereses son también los de ellos. Pierden la capacidad de generar en torno a sí una voluntad en la cual las clases subalternas quedan inscritas. Y por tanto se dan las condiciones claves para después, como demuestra el 15M, para llevar a cabo nuestras hipótesis, que ahora después explico. Allora, i partiti e i sindacati non rappresentavano più gli interessi della maggioranza delle persone e si è distaccato in qualche modo gli interessi di una minoranza, no? dei partiti e dei sindacati che era al potere da quelli che erano gli interessi della gente. Quindi questo ha determinato delle conseguenze che ora vi spiegherà. E questo ha aperto un'opportunità incredibile di apertura, diciamo, per cambiare le cose. Ahí aparece lo que supone el 15M, ¿no? Yo el 15M lo situaría, o sea, no es que el 15M sea eso, pero sí que lo situaría en la manifestación del 7 de abril por el colectivo Juventud Sin Futuro, que saca muchísima gente a la calle, junto con otros movimientos, pone determinados cimientos para que después surja el 15M. El 15M se puede definir, o lo estamos definiendo, por decirlo de algún modo, como la válvula de escape de esa frustración de expectativas sociales. Es como la expresión social de la crisis orgánica del régimen. Allora, il 15M è nato, diciamo, nel maggio del 2011 grazie al movimento che si era creato dei cosiddetti giovani senza futuro, che scese in piazza il 7 di aprile. E diciamo che il movimento spagnolo è stato come una valvola di sfogo per tutte le aspettative frustrate delle persone che componevano la società spagnola. Fue un momento en el que una mayoría social frustrada por las políticas de austeridad, frustrada porque había una crisis de representación por la corrupción, pone encima de la mesa, pone en la esfera pública problemas que hasta ese momento eran individualizados, eran problemas naturalizados y se politizan. Es decir, son problemas que se ponen en la esfera pública y se dice, nosotros somos las víctimas, esto tiene causas y tiene culpables. Y por tanto pasan al espacio de la política. Y cuando pasan al espacio de la política, pasan al espacio de poder ser resueltas y pasan al espacio de poder articularse en respuesta política. Una crisi che prima era individualizzata diventa generale, diventa politica. Le persone prendono coscienza che non è la loro individuale, i loro problemi non sono individuali ma sono collettivi, e quindi prendono coscienza di far parte di un collettivo, diciamo.
dejan de ser problemas naturalizados. Por ejemplo, nuestra situación de tener que abandonar nuestro país porque no hay trabajo no se deba porque nos gusta o porque nos gusta el turismo, sino porque ha habido unas élites que han tomado medidas que han destruido el trabajo y por tanto nos obligan a irnos. Y eso los culpables somos, bueno, o sea, el lema que mejor representa esto es lo de no somos mercancía en manos de políticos ni banqueros, ¿no? Es decir, ese es el mejor lema que define lo que el 15M supuso en términos de politización. Non è che la crisi sia naturalizzata, loro non è che se ne vanno dal paese perché gli piaccia fare turismo, ma perché ci sono delle politiche, insomma, che lo determinano. Queste le conosciamo tutti. Com'era il lemma? Non siamo mercanzia, ma... In mano dei politici e dei banchieri. In mano dei politici e dei banchieri, non siamo mercanzia. El 15M, a raíz del 15M se desatan una serie de descontentos. El descontento se expande, eso sí, de forma fragmentada. El 15M no tiene articulación política, no tiene una traducción política. Se traduce en descontento que se desarrolla de forma fragmentada y por fuera de los cauces organizativos tradicionales y por fuera y superando las etiquetas y las identidades políticas previas al 15M. Il malcontento nella società si articola in maniera frammentata e non in riferimento a delle etichette che connotano, diciamo, il passato della politica spagnola. Quando amplia capa della popolazione maggioritaria, perché non è che ricordare che lo che decía il 15M lo llegó a firmar o lo llegaba a aceptar un 70% della popolazione española. Es decir, mucha población española se identificaba en los términos izquierda o derecha, pero en las cuestiones que ponía encima de la mesa el 15M abandonaban a los partidos tradicionales porque sabían que eran culpables de eso. Cuando amplias capas de la sociedad española empiezan a movilizarse, a organizar el descontento, se encuentran con que se está organizando el descontento sin huérfanos de identidad, huérfanos de referentes. Es decir, debido a muchos factores, ¿no? Entre ellos la situación regresiva de los elementos culturales progresistas, la fragmentación y la composición de la izquierda, el casamiento de la izquierda con las identidades que no venía a definir el modelo ni productivo ni de sociedad en el que vivimos, etc. Sì, ci sono tutta una serie di problemi che hanno fatto sì che la sinistra non fosse più rappresentante di determinate istanze, come per esempio il fatto che comunque le persone non ritrovassero la speranza nell'essere di sinistra o nell'essere di destra, ma che questo diventasse sempre più, diciamo, in qualche modo fluido, no? Sin embargo, el 15M sí que tenía, por su gran potencial impugnatorio del régimen del 78, y de manera implícita sí que tenía, si éramos capaces de leerlo bien, un proyecto político de cambio. ¿Por qué? Porque el 15M sembró en el sentido común algunos elementos que eran claves y que suponían la capacidad o el potencial de poder construir un nuevo sujeto de cambio para anti-austeridad, contra las élites, etc. Il 15M fu importante perché seminò all'interno della società alcuni elementi di cambio, trasformandoli, diciamo, in senso comune. Entonces, esta situación, esta siembra del 15M de elementos en el sentido común mayoritario de la población española, junto a la situación de la Unión Europea y la constitución y la articulación de la Unión Europea neoliberal, en la que cada vez estaba más clara la separación entre una élite financiera oligárquica y un pueblo del sur de Europa que pedía referentes, que pedía protección y que no la encontraba a la izquierda, ponía las condiciones suficientes para llevar a cabo una hipótesis populista de izquierdas. Por
porque si no era así, se podía llevar a cabo una hipótesis populista de derechas, como bien lo conocéis en Italia. Allora, il KINSEM individuò, diciamo, il nemico nella, come senso comune nelle politiche di austerità portate avanti dal regime finanziario europeo, individuò il nemico che sono i popoli del Nord Europa contro l'elite finanziaria del Nord Europa contro i popoli del Sud Europa. E questo fu importante diciamo perché fu importante perché dio le condizioni che mise sul tavolo le condizioni perché si creasse lo spazio per un discorso populista. Come voi sapete in Italia, come voi sapete qua c'è un discorso populista di destra, mentre invece noi abbiamo trovato l'occasione per fare un discorso populista di sinistra. Esas condiciones para ese discurso populista que permitiese articular, construir una mayoría popular contra las élites y de cambio en España, ¿era posible por eso que sembró el 15M, por la situación en la Unión Europea, por la gestión de las élites europeas? Y también había otro elemento crucial, que era la capacidad de poder retornar al Estado-Nación como espacio y como actor de relaciones internacionales y de espacio de reconstrucción de la dignidad europea. Allora, tutti questi elementi come il 15M, le politiche di austerità, formarono uno spazio perché si tornasse agli stati nazionali come vettori di una nuova dignità a livello di popolo. E per tanto aveva il populismo, esa estrategia populista cabía. Y cabía, y no como un sentido peyorativo, una cuestión de que abandonas principios, sino que cabía como la recuperación de la política en todo su auge. La política como arte, la política como conflicto, dejaba de ser una cuestión técnica, una cuestión de unos pocos. Éramos unos muchos contra una minoría. Volvía la política en mayúsculas. Por tanto, ese espacio estaba ahí. Y como dice un profesor, Manolo Monereo, cabía, ese espacio estaba ahí, el alma de los trabajadores, el alma de las mayorías golpeadas por la crisis y por la gestión de la élite pedían abrigo, y si no éramos nosotros se le iba a dar la derecha. Tutto questo formò, diciamo, gettò le basi perché si creasse una maggioranza contro una elite che rappresenta la minoranza. Prima tutte le etichette del passato non avrebbero mai potuto trasformare la maggioranza sociale in maggioranza politica, e questo, diciamo, fu determinante. Esta hipótesis populista necesita que, considera que, uno, bajo distintas condiciones es posible articular un discurso dicotomizador, capaz de construir un nuevo sujeto político. Es decir, hay que construir discursivamente un nosotros y pueblo, gente, ciudadanos contra un ellos. Nosotros es lo que denominamos casta. Quindi la dicotomia, questo creò, diciamo, lo spazio per fare una nuova dicotomia che non è più destra-sinistra, ma è democrazia contro oligarchia. Si può dire ma rapido? Ma rapido, sì. Hablate, vediamo se... Sì. La estrategia, teniendo esto en cuenta, la estrategia comunicativa de Podemos, tenemos que tener en cuenta tres elementos. Uno, no partimos de que existen sujetos dados, sino que el sujeto se construye discursivamente. Construimos esa mayoría social y política, queremos que sea política. O sea, no damos por el hecho de que ese sujeto existe, sino que nosotros lo construimos discursivamente. Dos, hacemos esa contradicción y, por tanto, como no consideramos que no, los sujetos no están dados, con dolor
con dolor, no nos podemos atar a símbolos que anteriores, ni etiquetas anteriores. No porque no vengamos de ellas y no las sintamos nuestras, sino porque no nos valen para construir esa mayoría. Generamos esa contradicción dialéctica para generar un nosotros y un ellos que nos dé identidad colectiva. Y luego otro elemento crucial en nuestra estrategia comunicativa es que no es una narrativa nueva. Es decir, nosotros, a diferencia de otras tradiciones o de otras situaciones, no hablamos de un horizonte que va a llegar en el que todo va a ser muy bonito y ese día llegará, porque evitamos esa espera religiosa, sino que decimos, no, nosotros hemos venido aquí para ganar ahora. Allora, il discorso comunicativo di Podemos parte da questo presupposto che non c'è un soggetto dato all'interno della società, ok? Quindi loro pensano che il soggetto va costruito, va creata una nuova identità all'interno della popolazione. E questo è possibile solo attraverso una nuova narrazione che non dia, diciamo, una visione che non si vada a realizzare nel breve periodo, ma al contrario proprio che si realizzi in poco tempo. Cioè loro vogliono essere governo e vogliono dare, diciamo, alla popolazione una speranza nell'immediato di cambiamento. Esta articulación de una mayoría social para convertir la mayoría política y ser posible el cambio ya requiere de un elemento aglutinador de las demandas. Necesita de algo que sea capaz de agregar las diferentes demandas de la mayoría social heterogénea. Y ese algo en nuestro caso ha sido un liderazgo mediático, ha sido Pablo Iglesias. Él ha sido el elemento que ha servido, por decirlo así, de aglutinar las diferentes demandas, dando la batalla en espacios políticos, en espacios televisivos mediáticos. Nosotros creíamos que era un espacio en el que teníamos que dar la batalla sí o sí, sabiendo que las condiciones y el terreno de juego no iba a ser favorable a nosotros y que las condiciones se iban a ponerla a ellos, pero teníamos que darlo ahí para conseguir aglutinar esa mayoría. Dice que gli è servito fondamentale per condensare il malcontento è stato l'elemento del leader Pablo Iglesias, anche a livello mediatico. Loro si sono serviti di un mezzo come la televisione per portare, diciamo, verso tutti un determinato messaggio. Tuvimos la capacidad de ir a esos espacios televisivos, hacernos hueco y apelar directamente a las élites sin miedo, y a su vez también dar munición y argumentario a la mayoría social desencantada. No obstante, en este momento nos encontramos en una situación diferente. Nos encontramos en una situación en la que, aunque aún seguimos yendo mucho a las televisiones mediáticas, o sea, a los espacios mediáticos mayoritarios, sí que los enemigos han empezado a comprender la estrategia y cada vez nos ponen encima de la mesa marcos más desfavorables y que nos hacen daño, que nos despojan gran parte, de momento no gran parte, pero sí que nos tocan una parte de esa mayoría social que sí que encontraba en Podemos el referente y que aún lo encuentra en su mayor parte, pero si consiguen y nos encierran en esos marcos, perderemos más gente, ¿no? Per esempio il caso del tema di Venezuela. Il problema è che questa capacità mediatica era troppo efficace e il regime si è reso conto che comunque questo poteva direttamente ritorcersi contro e ha iniziato con gli stessi mezzi, cioè mediaticamente, a fare una campagna contro Podemos su alcuni temi, per esempio quello del collegamento con Venezuela. Es muy probable que ya no pasemos por esos espacios televisivos como pasábamos antes, aún estamos presentes, pero yo creo que, o sea, pero es posible aún esa mayoría social convertir la mayoría política y por tanto en el cambio y en ganar el país si conseguimos llegar hasta noviembre de 2015 dando la batalla. Avranno sempre più difficoltà a entrare in televisione, però ce la metteranno tutta e vediamo se arriveranno a novembre vincendo. Grazie mille a Franca Samaior.
Allora, noi abbiamo ascoltato due esperienze molto differenti, diciamo quella di Siriza più classica, che ha aggregato intorno ai temi classici della sinistra e di divisione alla lotta classica della sinistra, mentre quella di Podemos che si rifà più a un modello populista, diciamo, e che appunto si riferisce più magari a un popolo che ai lavoratori o diciamo alle categorie classiche. In Italia in questo momento diciamo non possiamo riferirci né a un modello né all'altro, non so neanche se probabilmente l'un modello o l'altro potrebbero effettivamente essere replicate date le condizioni molto diverse e anche la storia molto diversa tra i nostri paesi, tra tutti e tre i paesi. Per parlare un po' di questo magari chiediamo un parere al professor Sandro Mezzadra, che nonostante diciamo la facoltà di scienze politiche abbia vietato di concederci l'aula, è qui aver organizzato questa iniziativa e di avermi invitato. Credo che sia davvero molto importante ragionare sulla esperienza di Siriza in Grecia, sull'esperienza di Podemos in Spagna, perché queste esperienze, come è stato detto in particolare dalla compagna di Siriza, ci riguardano direttamente, ci chiamano direttamente in causa. Sono esperienze che hanno una specificità nazionale, ma che si pongono immediatamente come esperienze europee. E la vittoria elettorale di Siriza a gennaio, la crescita di Podemos hanno effettivamente aperto un nuovo campo di possibilità, non soltanto in Grecia e in Spagna, ma all'interno dello spazio europeo, di uno spazio europeo in cui è comunque cambiato in questi mesi l'ordine del discorso. Credo che sia importante riflettere su queste esperienze, prima di tutto dall'interno di quella che è stata negli ultimi anni la storia delle lotte, dei movimenti che si sono opposti, in particolare nel sud Europa, alle politiche di austerity. Sono state lotte, sono stati movimenti di grande intensità, di grande radicalità, che tuttavia hanno incontrato all'interno dei confini nazionali dei limiti estremamente potenti, dei limiti che possiamo sinteticamente indicare da una parte nella posizione che ha oggi la finanza all'interno del capitalismo e dall'altra parte nella cristallizzazione a livello europeo di un meccanismo di governo, di comando che difficilmente può essere spezzato dall'interno dei confini nazionali. La vittoria di Siriza in Grecia e la crescita di Podemos ci presentano la possibilità di spostare su un altro piano, prima di tutto il piano istituzionale, il piano dei governi, ma poi il piano europeo, l'insieme delle rivendicazioni, l'insieme dei comportamenti che hanno caratterizzato le lotte degli ultimi anni. Ma d'altro canto, lo abbiamo visto in queste settimane a proposito di Siriza, anche un governo nazionale di sinistra come è quello greco, si trova immediatamente di fronte di nuovo quei due limiti contro cui hanno sbattuto le lotte e i movimenti negli ultimi anni. È
a mio giudizio evidente che il problema che pongono tanto Syriza quanto Podemos è che cosa significa oggi in questa parte del mondo reinventare una politica della trasformazione radicale, una politica dell'uguaglianza e della libertà di fronte a questi limiti che sono limiti persistenti, di fronte a un capitalismo che si è riorganizzato trasformandosi radicalmente attorno alla centralità del capitale finanziario, di fronte a una macchina istituzionale, quella europea, che negli anni della crisi si è anch'essa trasformata radicalmente, costruendo quella che molti chiamano una seconda costituzione, una costituzione economica a protezione di quelli che sono i dogmi dell'austerity e del neoliberalismo. È questa domanda di fondo, credo, che dobbiamo porre ai compagni di Syriza, di Podemos, ma anche a noi stessi. E direi molto rapidamente due cose a proposito dell'ordine di problemi che oggi si presenta in Europa. Intanto credo che sia molto importante sottolineare il fatto che un singolo governo, ma il governo in quanto tale, non è di per sé sufficiente ad affrontare in modo realisticamente efficace il comando del capitale finanziario. Noi siamo in una situazione in cui evidentemente c'è da ripensare radicalmente che cosa significa un governo di sinistra, ma c'è anche da ripensare radicalmente quale può essere il rapporto tra una forza politica come Syriza, come Podemos, due forze molto diverse e tuttavia estremamente interessanti, tra un governo e i movimenti sociali, le lotte sociali, l'insieme di comportamenti che mobilitano una società. Penso che questo sia un problema fondamentale rispetto a cui la storia della sinistra, tanto della sinistra riformista quanto della sinistra rivoluzionaria, non ha modelli da offrirci. Per dirla molto semplicemente, nella storia della sinistra il rapporto tra movimenti e governi è sempre stato pensato come un rapporto a due tempi: la crescita dei movimenti che creano le condizioni per l'esistenza di un governo di sinistra, e nel momento in cui un governo di sinistra esiste, i movimenti tacciono in qualche modo. Ecco, io penso che oggi si debba rifiutare radicalmente questo modello, si debba sperimentare un altro modo di pensare il rapporto tra forze politiche, partiti, governi, movimenti, lotte sociali, un rapporto per cui la forza, la potenza dell'azione di un governo si innesta sulla forza, sulla potenza di movimenti, di lotte sociali, di comportamenti, di condotte sociali che appunto agiscono come forze di mobilitazione. È un cambiamento davvero radicale rispetto alle culture politiche della sinistra che dobbiamo cominciare a sperimentare, e credo che tanto in Grecia quanto in Spagna, con limiti, con contraddizioni, si stiano facendo delle sperimentazioni preziose per tutti noi. La seconda questione riguarda proprio la dimensione transnazionale, la dimensione europea. Io penso che sarebbe oggi un errore fatale
fatale per ripiegare sulla difesa della sovranità nazionale come estremo baluardo, come ultima difesa rispetto al capitale finanziario e la sua organizzazione istituzionale nello spazio europeo, cristallizzata se volete nella banca centrale e nella moneta unica. Io penso che sarebbe dal punto di vista dell'efficacia politica un errore fatale, mentre invece credo che di fronte a noi ci sia il compito di aprire le nostre sperimentazioni politiche proprio verso una conquista, una reinvenzione dello spazio politico europeo come nuovo spazio in cui coniugare la libertà e l'uguaglianza. Questi sono secondo me due punti fondamentali che dobbiamo affrontare andando oltre le culture storiche della sinistra, le nostre stesse culture. E ascoltando le parole della compagna greca, del compagno spagnolo, ho pensato che effettivamente nelle loro esperienze stiano maturando delle indicazioni molto importanti. Vorrei concludere chiedendo molto semplicemente a loro che cosa pensano di questi due punti che io ritengo essere punti fondamentali, punti qualificanti per la reinvenzione di una politica della trasformazione radicale nelle condizioni del capitalismo contemporaneo. Vorrei chiedergli, cioè, molto semplicemente, come pensano il rapporto tra le forze politiche, i partiti al cui interno militano e i movimenti da cui questi partiti in fondo sono nati, nel caso di Podemos, o hanno tratto l'energia necessaria a una trasformazione di formazioni preesistenti, nel caso di Siriza. Vorrei anche chiedergli come pensano l'articolazione tra l'azione politica sul terreno nazionale e questa necessità vitale, a mio giudizio, di rompere i confini della nazione e di immaginare anche dispositivi di governo che siano dispositivi transnazionali. Vi ringrazio. La parola ad Alfredo Pasquale di Radio Città Fujiko. Volevo sottolineare, da quelle discussioni che ci sono state, come esattamente sia Siriza che Podemos comunque trovano il loro substrato, la loro linfa vitale, da quelle che sono state le lotte sociali, i movimenti sociali in Grecia e in Spagna. In Italia purtroppo, nonostante probabilmente ci troviamo davanti al governo più reazionario degli ultimi decenni, dove effettivamente penso che l'iniziativa di oggi lo dimostri, l'autoritarismo, oltre alle sconfitte sociali e all'arretramento dei diritti, sta diventando una cifra quotidiana della vita di tutti gli italiani e le italiane. Eppure non abbiamo nessun tipo di organizzazione, nessun tipo di protesta e nessun tipo di rivalsa da parte di cittadini e cittadine, se non qualche sprazzo localista o molto separato tra di loro, molto isolato. Ora, come noi affrontiamo questa situazione? Quale può essere in Italia il tema che potrebbe, come diceva prima il compagno di Podemos, aggregare intorno e creare quello che potrebbe essere un movimento sociale che effettivamente possa cambiare perlomeno i rapporti di forza tra le parti in campo, tra un governo Renzi, un governo delle larghe intese, un partito della nazione e diciamo la maggioranza dei cittadini e cittadine del popolo italiano, che in questo momento invece pare molto addormentato. È una bella domanda. Comunque sarà per la mia deformazione radiofonica. Mi sembra che sia in Spagna che in Grecia si è avuto una capacità di rimettere in circolo quello che si dice genericamente la speranza, un momento di crisi economica e di attacco durissimo alle condizioni delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori. E qui abbiamo gli indignados. In Italia purtroppo la bestia a cui siamo di fronte è la disperazione.
Cioè, la disperazione è quella cosa, di fronte alla presunta ineluttabilità della crisi del mercato, che ti spinge a non reclamare più diritti, a non creare più vertenze, nella speranza di scomparire, essere invisibile, di non essere licenziato, di in qualche modo ad abbassare la nottata. E quindi questa nottata ci prende uno per uno. Questo è il problema che da anni ci sta massacrando. L'altro giorno in TV vedevo Richetti, catto renziano, che quasi con un moto di insofferenza dice: basta vedere il lavoro come un jolly che uno conquista e ottiene fino alla fine della sua vita. Ecco, il lavoro diventa un jolly, diventa un regalo, diventa, non è più un diritto, è una prebenda che uno deve ringraziare se ce l'ha, non importa che condizioni, quanto pagato. E questa è la filosofia Marchionne, che in questo modo, in questo momento, sembra essere una cultura dominante, ed è una cultura evidentemente che ha intriso anche tanti settori popolari. Questo è un elemento di gravissima debolezza che poi ha creato, appunto, si parlava prima di narrazione, una narrazione ben precisa, appunto il lavoro è a tutele crescenti e tempo indeterminato, cioè a tempo indeterminato ma ti licenzio quando voglio, quindi determinato vuol dire non si sa quando, cioè oggi, domani, dopodomani, non importa. Questa è una. La peggiore degli insulti è populismo. Ora, populismo, che è proprio contrario, vuol dire in modo radicale dalla parte del popolo, non è che sia poi una cosa così tremenda. E chiunque contesta, il conflitto è criminalizzato, quelli della Val di Susa sono dei delinquenti, actum bandite, c'è chi diceva un tempo, e quindi fanno della politica, perché chi non sta nei giochi delle maggioranze, delle minoranze di palazzo fa della politica, e quindi anche questo è out, è fuori dal consesso civile politico. C'è da una parte una grande criminalizzazione, proprio nei concetti. Basti pensare che quando ero ragazzo, ahimè, perché ho molte primavere sulle spalle, nei cortei gridavamo riforme, riforme per il sud. Oggi riforme non si tocca alle parti nominabili, perché quando arriva una riforma o taglia le pensioni, taglia la scuola, taglia la sanità, esattamente il contrario. Ecco, se per esempio uno dei problemi, immagino che litighino tra Varoufakis e Schäuble, che quando Schäuble pensa riforme pensa una cosa, Varoufakis pensa esattamente la cosa opposta. E allora, più che il debito della Grecia, quello che non vogliono a Berlino e nei centri della BCE, lo stop alle privatizzazioni, tutti gli interventi. Pensate che per anni ci hanno ammorbato con la dicitura reiterata d'oltranza che ci volevano le guerre giuste, bombardare la gente, erano le guerre umanitarie, chiamavano guerre umanitarie. Adesso alla Grecia si rimprovera le leggi umanitarie. E questo è uno scandalo incredibile, legge umanitaria, ma guerre umanitarie invece se ne può discutere. Cioè, è un mondo assolutamente alla rovescia, che però è talmente reiterato nella sua esplicazione, diceva Goebbels, il grande teorico del nazismo, una balla detta all'infinito sembra una verità, quindi alla fine diventa pane comune tutti i giorni. Questa disperazione è l'elemento in cui dobbiamo assolutamente sfuggire. Per il primo tassello, chiaro, si può parlare di economico, per esempio, però di narrazione. La narrazione nasce perché la crisi dello spread, da lì in avanti, governo Monti, governo Letta, governo Renzi, in un crescendo di cose antipopolari, perché non si può fare altro, perché la crisi, perché il mercato, perché qua. Quello che non ci raccontano è la shock economy di Naomi Klein, che le crisi vengono utilizzate politicamente per creare delle modificazioni nella società a danno delle classi più povere e più deboli, perché in quel momento sono in difficoltà e non sanno reagire. Questa è una. L'altra cosa, non ci dicono chiaramente che le banche centrali, a partire di quelle tedesche in particolare, hanno un'esposizione doppia da 2 anni in questa parte rispetto a quella di Lehman Brothers del 2009, che o incettano continuamente nuovi capitali finanziari oppure succede un 48. Questa è un'altra cosa che non ci viene detta, per esempio, e in questo senso attacco le pensioni, attacco la sanità, attacco alla scuola, e gli dice, peraltro poi, così, ci danno tutti i soldi per gli F-35, le grandi opere, li si trovano tutti ovviamente, ma anche questo fa parte di uno schieramento per cui davanti all'ineluttabilità dei fatti l'unica cosa è: io spero che me la cavo. Ecco, in questo modo non se la cava nessuno, questo è l'aspetto. Sempre nella definizione delle parole, appunto, il problema che Podemos pone più volte è la parola di sinistra, perché la parola di sinistra oggi è una parola che, forse salvo molti noi compagni che abbiamo ancora un concetto, credo, morale e pieno di valore di sinistra, fatto di solidarietà, eguaglianza, molto spesso per sinistra, sappiamo, è contrabbandato dallo schieramento di palazzo.
tutta una battaglia interna tra la maggioranza e la minoranza dem, tra il leadership di quello, di quell'altro, se il nuovo centrodestra sì, se il nuovo centrodestra no. Ovviamente questa cosa viene liquidata. E allora succede che le persone magari trovano il corteo enorme di Libera di sabato scorso un momento di impegno personale civile, perché quello non è vissuto come politica. Questo è il problema drammatico, cioè viene dalla scissione dalla politica all'impegno personale. È un'altra delle grandi truffe che sono maturate in questi anni. E allora a questo punto come però ogni tanto si esce dalla morsa, sempre ci siamo usciti per dire nel referendum sull'acqua pubblica, perché lì non la maggioranza dei votanti, la maggioranza di diritto al voto hanno sancito che l'acqua viene repubblica, regolarmente tradita. Questo, ma questo perché appunto non a caso quel referendum che poneva anche delle basi di una ricomposizione sociale, quindi anche politica diversa, è scattato l'operazione della grande crisi. Proprio l'estate, appena arrivata il referendum, ad agosto è scattato lo spread, è stato Napolitano il presidente dall'ora, e la controffensiva che proprio il governo Monti vi dicendo. Ecco, naturalmente queste sono questioni che riguardano, come dire, l'elemento fondante della politica, non parlo va da sé di una ricomposizione anche politica, con tutte le questioni che diceva prima il professor Mezzadri, che sono fondamentali. Com'è oggi l'organizzazione politica, come si esprime, in che rapporti si pone con il governo, i movimenti. E poi ci sono i movimenti, poi ci sono in realtà, perché abbiamo anche un'omissione. Per dirne uno che non tanti sono informati, qualche mese fa in Basilicata c'erano migliaia di persone con tanto di gonfaloni, persone che hanno marciato contro le trivellazioni. Questa cosa, silenzio, non dico la Val di Susa, quando c'è la Val di Susa per farsi sapere che esistono devono bruciare un cassonetto, altrimenti non esistono. Questo vale per qualsiasi corteo, cioè se non c'è un minimo di incidente, non esiste, perché non c'è una polemica tra la Cavus e qualcun altro, ma quindi c'è anche la conseguente omissione e di tacitamento delle lotte che ci sono, per una gran paura che anche nella loro debolezza possa verificarsi, perché in fronte a questa grande favola inesistente, poi chiudo velocemente, basta anche una voce, il famoso Re Nudo, il compagno subcomandante Marco diceva che della notte un cerino si vede anche da lontano. Immaginiamoci una manifestazione di migliaia di persone in Basilicata che manifesta contro le trivellazioni dell'ambiente. E quindi la cosa migliore è nasconderlo, farlo scadere un dibattito assurdo e asfittico della, tra virgolette, politica. Fuggire da questa cosa significa appunto ripartire da quello che è dall'impegno, dalle questioni concrete, ragionando, obbligare noi stessi in primo, ma chi ci sta intorno a ragionare sulle questioni concrete, senza quella divisione sinistra non sinistra, perché io sono convinto che una cosa di sinistra è anche, cioè se lo è, uno può aver fatto anche mille resistenze, se ancora di destra rimane sempre di destra, adesso per dire, poi questo l'ha fatto anche la resistenza, l'ha fatta la Democrazia Cristiana, quindi proprio non se ne parla neanche, però questo per me è il punto. Chiudo dicendo unicamente rispetto ai compagni Podemos e di Siriza, che come radio stiamo cercando insistentemente di creare un ponte di radio tra l'Europa affinché per farla di un'altra narrazione, appunto che non siamo più i Marchion, la Thatcher, il Sciavo e altri a essere i protagonisti di questo film, ma siano le lavoratrici, i lavoratori e le cose che succedono. Per dire che per esempio abbiamo in Europa il GUE, un partito, un assemblement tra i più grossi europei, di cui nessuno parla, sembra che non facciano niente, ma non è vero. Ecco, questa operazione noi stiamo cercando di organizzarla e spero che dia qualche frutto. A partire da quest'anno, grazie appunto all'effetto collante dell'indignazione pubblica per i fatti di Charlie Hebdo, siamo riusciti a ricreare un'unità studentesca. A partire dal presupposto di voler sostenere le libertà di pensiero, di stampa e di parola, è nato da pochi mesi un collettivo interscolastico al quale chiunque ne abbia voglia può prendere parte. Durante le assemblee discutiamo in un primo momento di tematiche di attualità come Expo, TAV, ma si dibatte anche sulle nuove riforme scolastiche che stanno distruggendo l'ideale di scuola e di società che vorremmo. In un secondo momento si passa alla progettazione di un'azione che manifesti la nostra opinione a riguardo in maniera tangibile e concreta, dimostrando così l'opinione degli studenti nel modo più compatto possibile alla società esterna. La prima attività l'abbiamo fatta 2 settimane fa e
rifletteva sul tema della mafia del capitale e ha portato alla nostra presenza durante un corteo contro la corruzione con un nostro spezzone. Ok, passo la parola a... Ciao a tutti, sono Francesco, sono rappresentante di un liceo di Bologna e a conclusione del discorso abbiamo due domande da fare per così, giusto per sapere. E vorremmo sapere, per comunque dare un seguito al nostro collettivo, come in Spagna e in Grecia si muovono i movimenti a livello studentesco e comunque dei ragazzi delle superiori, per sapere come, cioè, se possiamo prendere degli spunti su come muoverci anche noi. Come seconda domanda volevamo chiedere quali sono i temi particolarmente cari, che stanno a cuore agli studenti e delle superiori in queste due nazioni, per sapere se comunque c'è, se i temi sono simili e se c'è qualcosa in comune. Grazie. Beh, intanto grazie a tutti e a tutti. Beh, io volevo solo, le mie non saranno domande, ma vi chiedo che questo nostro incontro, tra l'altro doveroso, in una situazione particolare, è stato ricordato, ma credo che valga la pena sottolinearlo, quello che è accaduto all'interno di questa facoltà e la posizione che ha avuto la dirigenza di questa facoltà, che veramente è indecente. Quindi grazie alle compagne e compagni che hanno avuto la capacità di resistere, di proporre ugualmente l'incontro, anche se in condizioni un po' così stravaganti, ma era giusto farlo. No, vi dicevo, io credo che dovremmo, vi chiedo di portare la solidarietà alle compagne e compagni e ai migranti che da 4 giorni a Brescia stanno resistendo ad una pesantissima forma di repressione. Sono stati più volte caricati, sono molti compagni, sono contusi, anche se per ovvi motivi non sono andati negli ospedali bresciani a farsi medicare, ma è chiaro, sarebbe scattata immediatamente la denuncia d'arresto. E credo che, come dire, cose di questo genere purtroppo ci troveremo a vederle, a viverle molto più spesso in questa Europa dove si parla questa sera, un'Europa dove faticosamente noi nel nostro paese stiamo tentando di portare avanti, per quello che ci è possibile, le forme di solidarietà e di riprendere un filo di lavoro politico che forse da tanti anni era stato, come dire, abbandonato. Quindi vi chiedo davvero, scusate che sono raffreddato, ma che questo incontro, questa nostra assemblea esprima nei termini che decideremo, anche con un comunicato, c'è Alfredo Pasquali della radio, quindi possiamo utilizzare i vari mezzi di comunicazione, almeno quelli che abbiamo, per portare appunto la nostra solidarietà ai tanti migranti, alle compagne e ai compagni di Brescia. Grazie. Cacciato, ci hanno detto mai, ti tolgo la benzina e tu non lo fai, noi siamo sempre qui, siamo qui, ormai non ci tolgo.